Salve a tutti ragazzi, buongiorno, bentornati qui sul mio canale 1936, sono io. Oggi andiamo a fare un video sull'Ascoli, situazione particolare dell'Ascoli che da un bel po' di tempo a questa parte oramai stenta in campionato, una squadra in caduta libera, mi pare che l'ultima partita che abbia vinto risale a tantissimo tempo fa, ovvero a con Abascal, mi pare, quando venne sostituito all'epoca Zanetti, A Livorno, prima che arrivasse a Stellone. Quindi da quel momento in poi l'Ascoli ha perso non so quante partite, mi pare che ne ha pareggiate 1 o 2, e stanno vivendo veramente una situazione particolare. Questa è una squadra che a inizio anno era stata, secondo me, costruita da parte del proprio presidente, soprattutto da parte del loro direttore sportivo Tesoro. Vabbè, qui un discorso a parte con Tesoro, che già ha fatto dei macelli in altre parti, in Svizzera. Vabbè, ok. E quest'anno comunque pareva che la rosa dell'Ascoli fosse una rosa fatta perlomeno non per vincere direttamente forse il campionato, però io a inizio anno credevo che era una delle squadre candidate almeno ai playoff per provare a fare il salto di categoria. Anche il proprio presidente Pulcinelli più volte aveva dichiarato la sua volontà di fare una squadra e di puntare a un certo tipo di campionato, cosa che purtroppo però da un certo punto in poi, diciamo dopo un terzo del campionato, da diciamo metà ottobre, novembre in poi, l'Ascoli ha cominciato ad avere problemi, problemi derivanti magari a qualche infortunio, Ardemagni che ci è mancato, da Cruz che incominciò a fare il coglione insieme a Ninkovic. Insomma, è una squadra che comunque aveva forse già qualche problema nel reparto del centrocampo. È una squadra che aveva puntato su Piccinocchi e Petrucci, due giocatori che probabilmente non hanno reso secondo le aspettative di inizio anno. Piccinocchi, secondo me, era un giocatore buono, con delle buone caratteristiche. A me piaceva perché l'avevo già visto quando giocava in Svizzera qualche partita. Era un giocatore che secondo me poteva far bene in Serie B, però evidentemente non ha trovato la propria dimensione lì al Del Duca. Petrucci era un altro giocatore sul quale l'Ascoli secondo me aveva fatto veramente tanto affidamento, e invece anche lui forse non ha reso per quello che ci si aspettava. Quindi siamo rimasti, cioè l'Ascoli è stato costretto a ricominciare a giocare con Padoin, spostando Padoin dal terzino sinistro in mediana, ha ricominciato a giocare con Troiano, che comunque è un giocatore di esperienza, un giocatore comunque in una fase calante della carriera, e non può renderti, cioè avere quel rendimento costante che ti serve per poi fare un certo tipo di campionato. Lì davanti le cose sono venute un po' a scemare, o meglio a mancare, come al solito quando registro domenica mattina qui al parco si scatena il finimondo mentre sto parlando, ma è bello anche questo, va bene, facciamo così. Stavo dicendo che lì davanti le cose sono andate a scemare nel momento in cui ci sono stati problemi con Da Cruz e con Ninkovic, ovvero il primo, se vi ricordo, non mi ricordo in che partita, Da Cruz è andato a rubare il pallone a Ninkovic sull'occasione di un calcio di rigore. Da lì hanno incominciato a bisticciare, poi con il continuo malumore di Ninkovic quando veniva sostituito, Da Cruz che incominciò a fare le cazzate facendosi espellere con proteste. Che dir si voglia, insomma, questo ruolo di mezzapunto, di fantasista, il doppio ruolo, non è stato digerito dai giocatori, che comunque sentivano troppo la competizione fra di loro. Non è stato bravo forse Zanetti a gestire la situazione, a gestire la propria rosa nello spogliatoio, e quindi il patatrac si è andato mano a mano evolvendo, perché il gioco è incominciato un po' a scemare, gli avversari ti hanno preso anche le contromisure. Se inizio anno c'avevi Scamacca che comunque si stava rivelando un giocatore importante facendo anche dei gol pesanti, e anche Ardemagni, poi una volta Scamacca, una volta Ardemagni, se c'hai Rossetti che comunque è un attaccante che non gioca da 10 anni, si è sempre infortunato, poverino, c'hai Ciaia che è seppure lui una mezza punta, un centrocampista comunque offensivo che gioca poche volte, subentra poche volte. Il problema è tutto lì. È una squadra che ha smesso di girare, è una squadra che non si è ripresa più.
Si è fatto il cambio dell'allenatore tentando di modificare il trend della stagione. Era stato esonerato Zanetti a febbraio, mi pare. Poi era subentrato Abascal Abascal, che aveva al preso il posto, Livorno. è andato a vincere a Livorno 3-0 in trasferta. Ma anche lì la vittoria di Livorno non poteva, secondo me, uno specchietto per l'allodole, non poteva illudere, perché cioè, il Livorno effettivamente è una squadra che ne ha prese da tutte quante quest'anno. Quindi non puoi fare affidamento su una prestazione fatta a Livorno con una squadra così debole. Fatto sta che comunque poi è arrivato Stellone. Con l'arrivo di Stellone si pensava a un Ascoli diverso, un Ascoli in ripresa. Invece pure lì Stellone non è andato a incidere, non lo so esattamente il motivo. Comunque dopo un paio di partite, dopo 4-5 partite, pure Stellone non ho capito se si è dimesso, se non si è dimesso, è stato cacciato di C'era comune una accordo. causa C'era una, imposta. sì, esatto, c'era con la pausa poi pure del Covid, alla fine si è deciso di interrompere questo rapporto. È stato richiamato Abascal ancora una volta, e questo è stato secondo me non dico il suicidio, però una delle pecche fondamentali, perché un allenatore della primavera viene, ok, vince con il Livorno, però raga, che esperienza ha un allenatore 31enne? Cioè Abascal mi pare che abbia 31 anni o 32, giovanissimo, non so che esperienza a livello Per ora c'è calcistico Pjanic. lui ha. E quindi in una situazione del genere, dove tu ti fermi dopo un trend negativo anche con Stellone, riprendi la stagione dopo la pausa del Covid, perdi la prima partita in casa con la Cremonese, e lì già a me mi puzzava un po'. Poi perdi quella col Perugia, e se vedete bene il video che ho fatto precedente, dissi che non so quando Abascal forse era ancora adatto e sarebbe durato. Perdi poi la partita successiva ancora e vieni esonerato in pratica. Adesso è stato preso Dionigi, e Dionigi secondo me è l'ennesimo sbaglio. Ve lo dico subito, raga, è l'ennesimo sbaglio, perché Dionigi è un allenatore che fondamentalmente non ha fatto bene mai, se non in una parentesi sola, non mi ricordo se era a Catanzaro o a Taranto. Comunque è un allenatore che dovunque nella poca carriera che ha avuto non ha mai entusiasmato. È stato sempre esonerato, oppure se è andato lui prima dell'esonero. E comunque è un allenatore che non conosce forse l'ambiente, è un allenatore che deve ancora farsi, non lo so. La scelta di Dionigi mi ha lasciato un po' perplesso. Io, quando ho sentito sinceramente che voleva essere ripreso Silva, che allenava anche, mi pare, in Abruzzo, una squadra abruzzese, non mi ricordo La se Provasto. la Provasto, probabilmente sì. Ecco, oggi c'ho Sostituto. il mio aiutante, amico, che non è, volevo fare un video insieme a lui, però ha detto no, non mi va, sto lì. Mi ha suggerito la Provasto, allenava la Provasto Silva. Sinceramente lo vedevo come una mossa azzeccata, perché già allenato l'Ascoli in passato, già fatto bene, era un ex giocatore dell'Ascoli, quindi conosce già l'ambiente, sa cosa va a trovare, sa le aspettative, quando è attaccato il pubblico di Ascoli, eccetera, eccetera. Quindi lo vedevo come una mossa, secondo me, giusta, anche perché poi è un allenatore che è già allenato, ha carattere, ha carisma, quindi sa forse come deve intervenire anche a livello mentale, perché io a questo punto credo che comunque il problema dell'Ascoli sia diventato anche un problema mentale. Fatto sta che si vedono giocatori molto nervosi. Vedi quello che è accaduto a Venezia con Gravigliano a fine partita. Adesso ha preso 2-3 giornate, quindi vabbè. Ma Gravigliano, io a suo tempo già dissi a qualche amichetto mio di Ascoli che è un testa di cazzo, lo sapevano. Questo lo può testimoniare l'amico mio. Già avevo detto che era un testa di minchia, perché è forte, però la testa quel giocatore non ce l'ha. Vedisi quello che ha combinato pure a Pescara 2 anni fa, che fino al girone d'andata ha giocato e sembrava Maldini, non passava manco una foglia in mezzo al campo. Girone di ritorno, come era stato riscattato dall'Inter, che Gravione ha finito a giocare a pallone, non ha giocato più. Quindi già io avevo detto che la testa di sto giocatore era un po' fumantino, l'ha confermato più volte, quindi anche su questo ho avuto non ragione di più. E quindi dicevo, secondo me l'Ascoli ha bisogno di un allenatore che vada a lavorare sulla mente adesso dei giocatori. Guarda la partita, se guardiamo la partita dell'altra sera con il Venezia, è vero che ha perso 2-1,
È vero anche però che l'Ascoli, se l'avesse vinta, non avrebbe rubato niente, perché ha giocato meglio del Venezia, ha beccato due pali, Ninkovic si è mangiato un gol che se lo sarebbe mangiato un giocatore del Pescara l'avesse acciso di mazzate. Cioè, come fai a sbagliare un gol? C'è, cioè, una palla che ti arriva a un metro dalla porta, la calcio alta, ha fatto tipo Gabbiadini, ci mancava solo che prendeva la traversa, era la fotocopia della traversa di Gabbiadini con l'Inter, di Gagliardini, no, Gabbiadini, di Gagliardini. Quindi io credo che l'Ascoli adesso rischia brutto. Spero di sbagliarmi, perché non voglio io un Ascoli che retrocede, anche se sono tifoso del Pescara e qualcuno dirà ma c'è rivalità. Io spero che queste squadre come l'Ascoli, queste squadre storiche, anche che se ci sia la rivalità, io spero che rimangano sempre nei campionati di importanza maggiore. Cioè, un Ascoli in Serie C è un Entella in Serie B, un Pordenone, lo stesso Monza che adesso torna in Serie B. Ma che cazzo ce ne dobbiamo fare di queste squadre che poi rimarranno fin quando ci stanno i soldi, i presidenti? Perché poi alla fine, col bacino d'utenza che hanno, torneranno a stare nei campionati propri, competenze che hanno sempre fatto. Raga, ma che campionati è questi che stiamo vedendo adesso, con queste piccole squadre che alla fine stanno arrivando in Serie B? Non vedi, non c'è un pubblico, non c'è un supporto, non c'è un... Ma certe c'hanno degli stadi che sembrano veramente proprio il minimo indispensabile proprio per giocare in Serie B. E vi faccio un esempio. Guardate il Pordenone. Il Pordenone non ha lo stadio per giocare in casa, è andato a giocare a Udine. Adesso si è spostato a Trieste. Cioè, e se metti caso il Pordenone va in Serie A? Cioè, come fai? Ogni volta... Cioè, queste squadre che poi magari devono andare a cercare il campo in un'altra parte... Beh, già hanno pochi tifosi di per sé. Metti caso che, ecco, come Pordenone si devono spostare ogni santa domenica. Cioè, è sempre una trasferta. Quindi io spero sempre che squadre come l'Ascoli, spero sempre che tipo il Bari, il Foggia, il Cesena, il Palermo tornano nei campionati che sono di loro competenza. Queste sono squadre che devono giocare in Serie B, in Serie A. Cioè, sono squadre che hanno una bella tifoseria, un bel pubblico e meritano qualcosa, scenici migliori. Quindi io mi auguro con tutto il cuore che comunque l'Ascoli riesca alla fine dell'anno a rimanere in Serie B, perché me la volete togliere un'altra gioia di venire al Del Duca e vince una volta la partita come è successo quest'anno con Galano. Vabbè ragazzi, io vi saluto tutti i tifosi dell'Ascoli, saluto gli amici miei ascolani, spero veramente, a parte gli scherzi, comunque che l'Ascoli si possa riprendere e possa finire questo campionato il meglio possibile, sperando anche magari di salvarvi come 3 anni fa quando vi siete salvati ai playout. Però salvatevi, fatelo per me, perché se no l'anno prossimo mi togliete 2 video che posso fare dove ci divertiamo tutti insieme. Dai raga, buona domenica, speriamo che l'Ascoli riesca veramente a fare qualcosa di buono, perché mi dispiace, oggettivamente mi dispiace, perché alla fine si sono pure simpatici gli ascolani, dai. Buona domenica a tutti, ci vediamo come sempre, mi raccomando, pollice in su, supportatemi, condividete il video nei vari social, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi, qui sotto c'è il pulsante iscriviti, vi lascio in descrizione i vari link social per contattarmi, per scrivermi in privato eccetera eccetera. Andate a iscrivere sulla pagina Facebook di Tom, il ragazzo pescarese che gioca a Call of Duty Modern Warfare, e vi ricordo la pagina, sì, il canale Instagram 24 ruote per gli amanti della MotoGP e della Formula 1 del mio amico Gianluca. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video, forza Pescara, e buona serie a tutti, ciao.